Disponibile. Come on!
Siamo quasi. Roma. Ora non posso. Questi anni avevo le gambe. Solo questa.
pronta! Bel casino! Yeah!
deriva, a sinistra. Queste redivive non mollano. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali. E non ha colpito. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Ti hanno portata via troppo presto. Finirò più tardi. Voi che siete vivi! La mia amata Gulfi! Davvero? Ragazzo. Posso sentire... Ragazzo. Presero tre ossa della mia dolce Gulfig e le sparpagliarono per il lago. Portami... Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. O te la posso raccontare più tardi. Vi prego, la mia Gulfig, questo regno soffre senza... Ah, bene, lo scalpello speciale è oltre questa porta. Sluma! Elfo scuro! Padre occhio! Sono pronto! Ugh!
devi insegnare. Dietro di te, fuoco! Sono pronto. La magia di Gulfi che ti può aiutare, trova. Padre, forse dovremmo cercare. Perché? Hai sentito? Potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti ai tre... Fai pure, ragazzo. Io non mi farò distrarre da simili sciocchezze. Questo scalpello, che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tamur che, nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rimbur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rimtur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Un wolver! Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Mi serve tempo! Davvero enorme. Prova! Maledizione, sembra non faccia nulla. Pare che quel cristallo sia di nuovo pieno. Bel numero. Grazie, idea sua.
E i sopravvissuti? Oh, Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Guarda lassù! Eccolo là! Trova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Nemici, più avanti! Seguo ruota! Rozzoina! Cappio! Non posso! Dietro di te! Occhio! Dietro di te! Vedere. Qui ci va un cristallo di luce, ma dov'è? Il cristallo, eccolo là! Linfa secca dell'albero del mondo. Seguimi, Atreus. Arrivo. Offriamo al nord il boccino del Njord. Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti e il mare.
Scendiamo. Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi! Oh! Oh! Oh!
Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora siete. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, sir. Cosa vi interessa? Per vantarmi.
C'era altro che dovevo dirvi. Ehi, Sindri, abbiamo qualcosa di interessante. Ah, sì? Adoro le cose interessanti. C'è qualcosa di là. Entriamo là dentro. Sì. Proveremo come rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. In piedi.